Forse sentire il male ti fa sentire bene? O una carezza ti fa sentire bene? O è proprio quella carezza che noi cerchiamo? E se fosse tutto l'opposto? Vedi? Che io godo invece nel farmi graffiare da una donna... Da Grace Jones. Magari. Magari io potrei godere attraverso il dolore. Non attraverso questo finto piacere così falso. Che poi si litiga dopo, capito? Dopo un po' di tempo, no? Tutto belli l'inizio, no? I fiori, le cose, i fiori. E poi si cioè, se davi. Prima di tutto, se davi un fiore negli anni 70, all'epoca mia dei gruppi, la donna te lo sbatteva in faccia sto fiore, no? All'epoca dei femministi. Io devo dire, onestamente, che più di cortei femministi. Preferivo gli amplessi macisti, nel senso non maciste che fa l'amplesso, macio, cioè è un gioco di parole, più ai cortei femministi preferivo gli amplessi macisti, ma non scherzo. Ma tu andavi a molti cortei femministi? Cioè ai cortei femministi no, ero un uomo. Ci credevo nella supremazia della donna, ma lo vedi adesso in America, la donna che posizione che ha conquistato, adesso lo vedi, dopo tanti anni, capito? Ma non sopporto queste chiuse a casa col marito isterico, che devono badare ai figli, che devono badare alla cucina, che devono lavare tutto, che devono cucinare tutto, dopo che hanno lavorato pure loro, perché non arrivano a fine mese con lo stipendio? Vengono trattate, cioè un uomo si sposa una donna, mi fai la quadratura in primo piano, porca miseria, che mi state facendo pure incazzare qua dentro. L'uomo si sposa la donna non per portarsi a casa solo una moglie, per portarsi soprattutto a casa una cameriera! Poi se vuoi raccogli dopo, ti ringrazio perché non me ne ricordo manca la scaletta. Allora, grazie tante.